Siamo a Piazza Trieste Trento con Alessandra Lerro. Ciao Alessandra, ci puoi dire chi siete e perché siete qui? Sì, noi siamo lavoratori provenienti dalla ex Olivetti ed ex Bull, che nel 2006 furono acquisiti da Eutelia S.p.A., società di Arezzo, quinto operatore telefonico in Italia. Da subito l'azienda Eutelia non ha attuato un serio piano industriale, bensì una politica tesa semplicemente ad accumulare capitali e a svuotare tutto ciò che l'azienda Getronics aveva portato, quindi praticamente commesse, capitali, immobili. E tant'è che poi a giugno Eutelia ha ceduto 2.000 lavoratori alla società Agile SRL unipersonale, 100% controllata Eutelia, e nello stesso giorno ha venduto le quote societarie di questa Agile ad Omega S.p.A., una società che conta in tutta Italia circa 10.000 dipendenti, anch'essi provenienti da call center, quali per esempio Answer, Fommedia, e tutti versiamo nella stessa situazione, ovvero da giugno l'azienda non ha corrisposto più gli stipendi e in più noi 2.000 lavoratori provenienti da ex Getronics ed ex Bull abbiamo una procedura di mobilità, di licenziamento collettivo aperta con scadenza a gennaio. E quindi noi oggi siamo qui sostanzialmente per protestare nei confronti di questa azienda, perché non si tratta di crisi economica, qui si tratta di azioni meramente economiche, meramente finanziarie messe in atto da questa azienda. Noi avevamo i clienti, li abbiamo tuttora, e è ovvio che una parte li abbiamo persi perché l'azienda non aveva il DURC, quindi non aveva pagato i contributi, non era in regola per partecipare alle gare, e noi con la nostra buona volontà, anche senza stipendio, abbiamo continuato a stare sui clienti proprio per mantenere le commesse, dimostrando tutta la nostra buona volontà e la nostra iniziativa. Noi siamo professionisti dell'informatica, ma con questa iniziativa che abbiamo organizzato oggi vogliamo dimostrare che dietro questi professionisti, dietro questi volti, ci sono le storie di uomini, di donne, di padri e madri che hanno tanta voglia di fare, tanta iniziativa, e lo dimostrano anche diversamente, anche con una mostra, diciamo, degli oggetti artigianali da noi realizzati. Sostanzialmente vogliamo protestare contro questa azienda che ogni giorno cerca di mortificarci nell'orgoglio e nella dignità, ed è anche un atto di denuncia in generale per le azioni di questi imprenditori, che purtroppo oggi la legge lo consente. Noi dobbiamo evitare che questo accada, dobbiamo dare spazio a un'imprenditoria seria, perché professionalità ce ne sono, voglia di lavorare c'è, e quindi noi dobbiamo fare in modo da coinvolgere le istituzioni. Si parla tanto di ammortizzatori sociali, ma noi non li vogliamo, non è quello che ci serve. Noi vogliamo il lavoro, perché i professionisti dell'informatica allontanati dal mondo del lavoro sono persi, sono finiti, e quindi chiediamo un serio intervento da parte della regione Campania, perché queste professionalità, questo capitale intellettuale non vada disperso, e in una regione come quella campana già così fortemente colpita. Siamo sempre a Piazza Trieste Trento, parliamo un po' con Gino. Gino, come mai siete qui? Siamo qui e non vorremmo esserci, perché se la situazione è difficile in tutta Italia per quanto riguarda le sedi di Agile, nel nostro caso su Napoli è ancora più disperata. Da diversi mesi, da più di 2 mesi, noi siamo senza corrente elettrica, quindi siamo al freddo e al buio tutto il giorno, ma da lunedì la situazione è ancora peggiorata. Lunedì mattina, quando dopo il fine settimana ci siamo recati in azienda, abbiamo trovato le porte chiuse. Perché tutto questo? L'azienda, 2 giorni prima, sabato, Eutelia, 2 giorni prima, sabato, ha consegnato le chiavi, senza preoccuparsi di quella che sarebbe stata la fine di noi lavoratori Agile. Quindi siamo al momento senza una sede, il proprietario dell'immobile, ma per un puro senso di solidarietà, ci ha riaperto le porte soltanto per evitare che noi stessimo tutto il giorno al freddo. L'azienda non ha dato delle risposte quando abbiamo chiesto cosa avremmo dovuto fare, dove saremmo dovuti andare a lavorare ogni giorno, non ha dato assolutamente nessuna risposta. C'è da aggiungere che quando sono state chiuse le porte dell'azienda, nessuno si è preoccupato delle attrezzature che sono all'interno. Ci sono dei beni di nostra proprietà nei nostri armadietti, nei nostri cassetti, quindi personali,
ma ci sono anche tutta una serie di attrezzature che sono addirittura del cliente, quindi non sappiamo neanche cosa potrà accadere a queste attrezzature.